Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale se non lo facete. Passiamo oltre, non ho voglia di dirvi tutto, c'avevo veramente voglia. Videino cortissimo, vi do una piccola spiegazione perché ho visto che i ragazzi su Facebook, soprattutto quelli di PS5, non riescono a comprendere la diversità che c'è in questo gioco dovuta agli effetti e ai DOT. Quindi sono due cose differenti che sfortunatamente molti Valorant hanno, ma che ahimè non sono così efficaci come può essere uno Sventranime o un Breccia o un punto debole. Andiamoli subito a vedere e vi spiego la motivazione. Prendiamo un qualsiasi nostro Valorant, in questo caso io userei il Moebius, che è uno di quelli che ho utilizzato da sempre, come vedete è mezzo buildato. Che cosa fa il Moebius? Semplicemente il Moebius fa maledizione. Ora, noi abbiamo la probabilità di effetto, quindi sanguinamento, l'ustione, il giro, lo shock, il veleno e la maledizione, sono degli effetti, cioè degli effetti che il nostro personaggio farà ai mob. Ma qual è la difficoltà del caso? È che questi effetti vanno solo ed esclusivamente, si attivano solo ed esclusivamente quando noi facciamo un determinato tipo di danno elementale. In questo caso, se noi vogliamo fare maledizione, dovremo fare danno da vuoto. Se noi andiamo a vedere anche il nostro bellissimo Arconte, lui ci dice che ci dà la probabilità di infliggere maledizione, ma se noi non facciamo abbastanza danni da vuoto, come vedete qui sotto, noi maledizione non gli facciamo assolutamente un cazzo e non la potremo proccare. Vi spiego la motivazione. La motivazione è presto detta. Se noi andiamo a prendere, in questo caso io guardo il mio equipaggiamento, noi andremo a vedere che in questo caso il dono del lupo che ho io in mano ha un DPS da vuoto. Quindi noi in questo caso, se utilizzassimo quest'asta sopra il Valorplate del Moebius e andassimo in Arconte, faremmo DPS da vuoto, di conseguenza potremo proccare con una probabilità abbastanza alta, ovviamente andando ad utilizzare il Valorplate giusto, la maledizione e di conseguenza avere un determinato effetto. Effetto che può durare dai 5 ai 15 secondi, in base ovviamente a quanto forte è il danno dato da maledizione e la probabilità di infliggerlo. Ma questo effetto va solo ed esclusivamente sul fatto che noi dobbiamo utilizzare una determinata arma da elemento. Quindi, in primis si deve guardare l'elemento. Una volta che noi facciamo abbastanza DPS da vuoto, che si può ovviamente aumentare sia con gli aumenti che con le abilità, in questo caso con gli effetti, in questo caso con le probabilità di colpo critico, eccetera, eccetera, solo ed esclusivamente a quel punto, quando noi avremo fatto abbastanza DPS da vuoto, proccherà maledizione sul nostro avversario. Questo vale per tutti gli effetti, quindi che siano il sanguinamento, l'ustione, il gelo, lo shock, il veleno o anche la maledizione, voi prima di poter probabilmente proccare l'effetto desiderato, dovrete fare un determinato danno. In questo caso sanguinamento terra, ustione fuoco, gelo è ovviamente acqua, shock è elettrico, veleno è, non me lo ricordo neanche più, e maledizione ovviamente è vuoto. Quindi questo è il primo problema fondamentale dovuto alle build basate sul DPS elementale. Perché non è un vero e proprio DPS elementale, quindi non è un vero e proprio DPS come voglio dire faccio paralisi in Monster Hunter World, che io oltre al danno butto dentro paralisi costantemente finché il mostro non si paralizza, ma in questo caso noi dovremmo fare un determinato elemento al mostro, colpirlo abbastanza spesso da potergli proccare l'effetto desiderato. Effetto che non è detto che questo funzioni sul mostro, perché noi non sappiamo, a meno di andare a leggere ovviamente il codex, che resistenze ha il mostro contro. L'altro concetto, e questo vale per gli effetti e attenzione anche per Breccia, che è la stessa identica cosa in pratica, tranne che non dobbiamo passare per un elemento, ma noi faremo danno Breccia direttamente, quindi ha uno step in meno di complicatezza. Quello che però noi dobbiamo andarci a ricordare è che questi effetti non funzionano come Breccia sui boss e su alcuni champion. Quindi, non è vero che andiamo a creare un DPS e un elemento che ci dà un DOT costante, magari di percentuale di danno, ma è vero anche che sui boss, per esempio, Lunara,
Macro stesso, tutti i boss diciamo col nome rosso, quindi quelli giganti nella mappa, e molti champion non subiscono effetti, non subiscono i danni da un determinato elemento e soprattutto non subiscono breccia. Quindi di conseguenza quelle build vengono menomate in concomitanza con quelle determinate, con quei determinati mob. Ecco perché io su Facebook, ma in generale, sto dicendo che è molto meglio buildarsi un sgretola anima, un probabilità di colpo critico e un punto debole, perché questi tre effetti, quindi sia la probabilità di critico che il punto debole che lo sgretola anima, funzionano su qualsiasi tipo di mob. Soprattutto lo sgretola anima funziona sui mob considerati elite, champions o i boss direttamente di zona. Breccia, d'altro canto, funziona praticamente su tutti i mob tranne che sui boss finali. Quindi anche questo comunque va ad inficiare sulla nostra build. Io spero di esservi stato utile in questo piccolo video, perché ci tenevo a farvi capire che potete giocare quello che volete. Su questo io non metterò mai bocca, ma considerate che molti valor plate che molti prendono in considerazione non sono così efficaci in endgame, proprio perché in endgame, facendo la torre e facendo le nostre bellissime pietre del sogno, avremo da affrontare costantemente champions e boss, e in questo caso avremo una build leggermente menomata, né di più né di meno. Un'altra piccolezza e curiosità: considerate che io abbia Armistizio, che io abbia Moebius, che io abbia Mesa, che io abbia Grigio Falco, ho la stessa probabilità e posso raggiungere la stessa percentuale probabilità di probabilità effetto tramite l'equipaggiamento, gli aumenti e le abilità di tutti i Valor Plate. Quindi in pratica per questi effetti particolari tutti i Valor Plate sono uguali. Cambia ovviamente durante la furia dell'Arconte, per ovvi motivi, perché durante la furia dell'Arconte tutti i Valor Plate sono differenti l'uno dall'altro, e chiaramente se il vostro Valor Plate in furia dell'Arconte è tutto buildato, prendiamo il Moebius, su vuoto e maledizione, ovviamente i suoi effetti saranno quadruplicati se non di più. Bene, spero di esservi stato utile, noi ci rivediamo con il prossimo video dedicato alle build. GG a tutti quanti.